Progetto condiviso tra l'assessorato al turismo della Regione Campania e la Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee Museo Madre, quindi il Museo della Regione Campania di Arte Contemporanea, che porta una selezione della propria collezione in luoghi come il Castello dei Principi San Severino, ora Macchiaroli, al Convento della Santissima Pietà a Teggiano, alle grotte di Pertosauletta, creando insieme agli itinerari già costituiti alla Certosa di San Lorenzo a Padula le premesse per un vero e proprio museo diffuso di arte contemporanea, dove l'arte entra in dialogo con la cultura del territorio, intesa come patrimonio naturale e intesa come tradizione storica, quindi un vero e proprio ecosistema culturale che grazie a questo progetto si affaccia al futuro, celebra il passato, i suoi itinerari, le sue memorie, ma nello stesso tempo proietta verso il futuro, verso le nuove generazioni, verso i linguaggi più sperimentali, tutta questa ricchezza che questo territorio ci consegna e che il progetto come nuovo itinerario intende valorizzare e rilanciare in chiave nazionale ed internazionale. La mostra ha un titolo emblematico: opere, idee, progetti e persone dalla collezione del Madre. Persone non solo dalla collezione del Madre e persone che rappresentano le istituzioni che hanno con entusiasmo e professionalità approvato, contribuito alla realizzazione di questo progetto, ma in particolare le persone della comunità di Teggiano e del Vallo di Diano che ci hanno accolto nella loro comunità e, come in qualunque altro tipo di progetto, hanno reso possibile la sua realizzazione. La strategia della Regione Campania va verso la valorizzazione dell'intera regione, per cui i grandi attrattori che danno forza alle aree interne. Un itinerario che parte da Napoli e che interessa il Vallo di Diano. L'arte contemporanea parte nel 2002 con Bonito Oliva, si rafforza con Vanessa Bicroff nel 2017 in occasione del progetto delle Tre Certose, oggi si consolida con il Parco dell'Arte Contemporanea che interessa comuni importanti del Vallo di Diano. Il collegamento con il Madre è la prova provata che si può crescere insieme. Fondazione Donna Regina per le Arti Contemporanee, dobbiamo ricordarlo sempre, è il Museo d'Arte Contemporanea della Regione Campania e la sua vocazione è quella appunto di andare oltre le sue mura in tutto il territorio regionale non solo, per cui questa è una delle tante azioni che stiamo facendo in questo senso e ce ne saranno sempre di più in futuro.